Podcast. Reported leaked U.S. intelligence documents appear to show Israel's plans for a potential retaliatory strike on Iran. Now, if they are real, it would signal a major intelligence breach. Due documenti autentici del Pentagono, contrassegnati come top secret sui piani di attacco israeliano all'Iran, sono stati pubblicati online da un account Telegram dal nome Middle East Spectator e poi diffusi in tutto il mondo. Un documento è datato 15-16 ottobre, si intitola «L'aviazione israeliana continua i preparativi per l'attacco all'Iran». Proviene dalla National Security Agency e descrive recenti esercitazioni su larga scala fatte da Israele con missili balistici a lungo raggio aria-terra, incluse operazioni di rifornimento in volo e di ricerca e soccorso. In particolare si menzionano due sistemi missilistici, Golden Horizon e ROX. ROX è un sistema missilistico a lungo raggio prodotto dalla società israeliana Rafael e progettato per colpire una varietà di obiettivi anche sottoterra. Golden Horizon invece si pensa che si riferisca al sistema missilistico Blue Sparrow, con una gittata di circa 2000 km. Il secondo documento invece è datato 16 ottobre e si intitola «Le forze di difesa israeliane continuano i preparativi con munizioni chiave e attività segrete dei droni, quasi certamente per un attacco all'Iran». È stato compilato dalla National Geospatial Intelligence Agency, l'agenzia responsabile dell'analisi delle immagini e delle informazioni raccolte dai satelliti spia americani, e descrive in dettaglio come Israele stia modificando il posizionamento dei suoi missili e delle sue armi, misure che alcuni dicono sarebbero di mitigazione contro una prevista risposta iraniana. Di più, in questo secondo documento si legge: non abbiamo osservato indicazioni che Israele intenda utilizzare un'arma nucleare, il che anzitutto ci rincuora ovviamente, ma che ci palesa anche quanto già si sapeva, ma che Israele si è sempre rifiutato di confermare, ovvero che ha l'atomica. Ora, il Pentagono e l'FBI hanno immediatamente dato avvio a un'indagine per capire chi ha avuto accesso ai documenti. Documenti sì, altamente classificati, che però, va detto, nella sostanza non entrano poi davvero nello specifico. Ovvero descrivono immagini che non sono riportate nei documenti, non rivelano poi i target decisi da Israele né la tempistica dell'attacco e non svelano nessuna informazione sensibile sugli asset e le risorse americane. Insomma, non hanno contenuti così gravi o chiari da compromettere le operazioni israeliane. Gli stessi funzionari israeliani, pur infastiditi, infatti, l'hanno qualificata come una fuga di notizie piuttosto modesta, almeno per quel che è uscito finora. Dato che è evidente, leggendoli, che sono solo un frammento di un processo di monitoraggio continuo. Eppure, negli uffici degli apparati israeliani e americani, a Tel Aviv e a Washington, se ne continua a parlare. E si specula. Anche perché siamo a pochi giorni dalle elezioni americane, siamo in un momento, lo abbiamo già detto qui, di fragilità istituzionale, di vuoto di potere a Washington, in cui cioè le redini del governo americano sugli apparati, sullo stato profondo, sono più lente, sfilacciate. Il momento perfetto per chi vuole imbarazzare quel potere, interferire, influenzare da fuori, restituirne un'immagine indebolita e aumentare la confusione e la sfiducia dei cittadini che si apprestano ad andare alle urne. Questo ne è solo l'ultimo esempio. Io sono Greta Cristini e questo è Il Grande Gioco, il podcast di geopolitica che ogni settimana vi racconta in retroscena dei fatti più importanti accaduti in giro per il mondo, a partire dagli interessi, dalle paure e dalle ambizioni delle tre nazioni più potenti della Terra, Stati Uniti, Cina e Russia. Stati Uniti. We're deeply concerned and the president remains deeply concerned about any leakage of classified information into the public domain. That is not supposed to happen and it's unacceptable when it does. Lui è John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca. Lo avete sentito spesso qui. Non sappiamo se le informazioni divulgate siano state fatte trapelare da qualcuno o siano state hackerate, ma siamo profondamente preoccupati per qualsiasi fuga di informazioni classificate nel pubblico dominio. Non dovrebbe accadere ed è inaccettabile quando accade. Le domande che si pongono i funzionari americani e israeliani sono diverse. Anzitutto, come è stato possibile? Chi è stato?
Ci si chiede cioè se si è trattato di un hacker o di un agente, magari una spia iraniana infiltrata nei servizi americani. Oppure se si è trattato di qualcuno interno ai servizi americani, semplicemente contrario a Israele, magari per creare altre frizioni fra Washington e Tel Aviv. Oppure, fra gli apparati israeliani, ci si domanda se sia stata una fuga di notizie deliberata, voluta da Washington, magari per ritardare o dissuadere una certa risposta israeliana sull'Iran. O ancora, per ricordare agli israeliani, se mai ce ne fosse bisogno, che anche loro, come tutti gli alleati, restano costantemente monitorati e spiati da Washington, soprattutto quando Washington non percepisce che gli venga fornito il quadro completo. Un tentativo, insomma, per mettere sull'attenti tanto Netanyahu quanto l'Iran, in attesa da tempo di questo attacco. Ricordiamoci poi che gli Stati Uniti, come tutte le grandi potenze, manipolano sistematicamente la comunicazione pubblica, dall'interno verso l'esterno. Basti pensare a come nel 2003 riuscirono a convincere praticamente il mondo intero della necessità di un'invasione dell'Iraq sulla base, di fatto, di prove false. Non lo sappiamo. Sappiamo però che il canale Middle East Spectator ha più o meno 170.000 iscritti su Telegram, dovrebbe avere base a Teheran, in Iran, e si descrive come indipendente ma non imparziale, che lotta per un mondo multipolare e principalmente è focalizzato sull'Iran e sull'asse della resistenza. Si dichiara cioè un canale apertamente pro-Iran, pro-Palestina, anti-woke e anti-imperialista. Un account, quindi, collegato all'informazione filo-iraniana. Ma non solo. Se infatti andate a guardare direttamente voi su Telegram i temi e gli altri account di rilancio di questo canale, troverete uno stretto legame anche alla propaganda filorussa. In questo senso, perciò, c'è chi ritiene difficile immaginare che questa sia una fuga di notizie deliberata degli Stati Uniti per fare pressione su Israele o l'Iran, perché giustamente c'è chi osserva che ci sono canali migliori per farlo. E lo stesso account Telegram Middle East Spectator ha dichiarato di non avere alcun collegamento con la fonte originale, che presume essere un informatore all'interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Se date poi un'occhiata ai documenti stessi in questione, vedrete che includono l'acronimo FGI, che sta per Foreign Government Intelligence, un segnale che indica come questi documenti fossero riservati alla condivisione tra i cosiddetti Five Eyes, un'alleanza fra le intelligence anglosassoni di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda, che risale alla cooperazione durante la Seconda Guerra Mondiale fra britannici e americani per decifrare codici nazisti e che poi, mano a mano, si è espansa ad Australia, Canada e Nuova Zelanda. E tuttavia, la formattazione distintiva degli Stati Uniti di quei documenti fa pensare che probabilmente non erano ancora stati divulgati agli altri quattro alleati. Il che ci riporta a una fuga da dentro il governo statunitense. Ora, l'uso moderno di quelli che alcuni autori chiamano l'arte dei leak della fuga di notizie è disparato. Ci sono leak volti a influenzare una certa decisione politica, quelli intesi a modellare una certa immagine, quelli invece volti a implicare qualcun altro o quelli destinati ad aggraziarsi o a migliorare le relazioni con la stampa, i media. Poi ci sono leak volti a mandare messaggi, cioè si vuole lanciare un messaggio verso l'alto, verso il basso, oppure un messaggio orizzontale interno a un altro apparato dello stesso Stato oppure esterno, tra due diversi governi. E in tutto questo il Pentagono si trova all'apice, tanto da essere noto nel gergo washingtoniano come Leaks Department, il dipartimento degli spifferi, per la quantità di informazioni che teoricamente dovrebbero essere riservate ma che in realtà filtrano. Gli Stati Uniti raccolgono una quantità enorme di dati e di informazioni e per renderli operativi, utili, per metterli cioè a sistema, è necessario condividerli con un ampio numero di funzionari. Pensate che negli Stati Uniti circa 1,5 milioni di cittadini americani hanno accesso a informazioni riservate o segrete e poco più di 1 milione ha accesso a informazioni top secret. Do you have a good understanding right now what Israel is going to do in response to Iran's October 1st attacks and when they will actually respond to Iran? Yes and yes. Can you tell us? No or no. Come avete appena sentito, il presidente americano Joe Biden pochi giorni fa, in Germania, ha detto di sapere già tutto, quando e quali target attaccherà Israele. Come se volesse dare un po' la percezione di sicuro coordinamento con Israele, celando quello invece che un po' tutti pensano, non solo Trump. Bibi Netanyahu non lo ascolta.
Everything's a failure, and he's telling Bibi Netanyahu, don't do this, don't do that, don't do this. Bibi didn't listen to him, and I tell you what, they're in a much stronger position now than they were 3 months ago, that's for sure. And Bibi called me today, and he said, it's incredible what's happened. I said, it's pretty incredible, but he wouldn't listen to Biden, because if he did, they wouldn't be in this position. In realtà negli ultimi giorni le due amministrazioni sembra che abbiano effettivamente discusso molto su questi due punti, ovvero target e tempistiche. Biden voleva ad esempio che Israele conducesse la rappresaglia dopo le elezioni presidenziali del 5 novembre per non mettere in difficoltà la Harris, che invece si deve barcamenare e fare un po' l'equilibrista sulla questione medio orientale dentro un partito democratico spaccato. La risposta israeliana però sembra sia stata negativa. In ogni caso, il livello di nervosismo generale è palpabile e l'ipotesi è che vi siano traditori dall'interno, capaci di penetrare le stanze più intime del potere di Washington, crea ulteriore disagio. Tutto questo in un momento in cui i tentativi di sovvertimento dell'ordine americano, anche dall'esterno, stando a quanto dichiarano i rivali, procedono a gonfie vele. Russia. BRICS is the nucleus of alternative revolutionary ideology of reorganization of the humankind on different bases. Not Western, not Protestant, not capitalist, not liberal, nor Western-centric. That is multipolarity. This could take 30 or 40 years because it implies that you have to build a post-Bretton Woods system. BRICS è il nucleo di un'ideologia rivoluzionaria alternativa di riorganizzazione dell'umanità su basi diverse, non capitalista, non liberale, non occidentale. Potrebbero volerci 30-40 anni, perché implica che devi costruire un sistema post-Bretton Woods. Immagina, prima c'è stato un sistema che è durato quasi 80 anni e ora bisogna ripartire da zero con un sistema alternativo. Stanno perdendo tutto e ovunque e noi stiamo guadagnando tutto e dappertutto. I 3 giorni a Kazan quindi possono cambiare il mondo, la posta in gioco è stratosferica. A parlare sono niente po' di meno che il filosofo russo Alexander Dugin, spesso definito l'ideologo di Putin e la cui figlia Daria Dugina è stata assassinata in un attentato nel 2022, che probabilmente era stato orchestrato proprio per il padre, e Pepe Escobar, un analista brasiliano che sia gli Stati Uniti che le istituzioni europee definiscono come un intellettuale anti-occidentale, il cui lavoro è spesso ripreso dai canali della disinformazione russa. Mi sono imbattuta in questo podcast scrollando i rilanci fatti dall'account pro-iraniano all'origine della fuga di documenti americani classificati. E mi ha fatto sinceramente impressione ascoltarli, perché benché spacciati da propagandisti, questi due figuri non è che stiano dicendo cose completamente campate per aria. Mi spiego. Certamente sono convinti che il sorpasso sino-russo sull'Occidente avverrà prima o poi. Sono convinti che, come lo chiamano loro, il sistema unipolare a guida occidentale cederà il passo al multipolarismo, mentre noi immagino che legittimamente da occidentali ci auguriamo il contrario. Però le idee e l'iter per raggiungere questi obiettivi, diciamo così, sovversivi del nostro ordine, sembrano, perlomeno a loro, molto chiari e definiti, tanto che diversi osservatori occidentali, a partire dal Brookings Institution, un think tank di Washington, stanno invitando i nostri leader a non prendere così alla leggera i BRICS e il 16° summit che sta avendo luogo proprio in queste ore. Se non altro per il simbolismo politico che circonda questo incontro, che si sta svolgendo a Kazan, in Russia. Chi, alle nostre latitudini, avrebbe mai pensato che solo 2 anni e mezzo dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Vladimir Putin avrebbe ospitato un summit che, oltre ai membri fondatori dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, sta accogliendo anche ufficialmente 5 nuovi membri che da gennaio 2024 si sono uniti al club dei BRICS Plus: Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Senza contare poi gli altri paesi invitati al summit, tra cui la Turchia, un membro NATO che recentemente ha mostrato il suo interesse verso l'iniziativa e che sarà presente proprio col presidente Erdogan. Il messaggio ricercato da Putin qui è chiaro. Lungi dall'essere isolata, la Russia riesce a mantenere partnership importanti non solo con la Cina,
ma anche con quei paesi che per certi versi mantengono legami importanti con il blocco occidentale. Pensate all'India, all'Egitto, agli Emirati Arabi, all'Arabia Saudita. Paesi che sommati insieme rappresentano il 45% della popolazione mondiale e il 28% del PIL globale, mentre in confronto il G7 rappresenta il 10% della popolazione mondiale e il 26% del PIL globale. Cina. Quando si parla di BRICS, è vero, come scrive Giampiero Massolo nel suo ultimo libro, che non tutti sono d'accordo sull'intenzione cinese di dare al gruppo una forte connotazione politica, di strumento del confronto strategico con gli Stati Uniti, a partire dall'India, che segue un'agenda tutta sua, ma anche altri paesi come Sudafrica e Brasile, che sono piuttosto interessati a diversificare le opportunità, soprattutto economiche, anziché schierarsi politicamente nel campo cinese. I BRICS quindi rappresentano un'ulteriore frammentazione del sistema internazionale attuale, dove certi paesi con regimi politici e sistemi economici molto diversi si riuniscono per alcune cose in comune. Che cosa? Il crescente risentimento antioccidentale. Siamo sempre lì. La frustrazione per i doppi standard, l'uso di sanzioni e misure coercitive economiche. Eppure restano comunque paesi ancora non allineati, che non vogliono scegliere fra Cina e Stati Uniti. Con un'agenda, insomma, che parte da un costrutto negativo e non positivo, affermativo, e che non hanno ancora una loro coerenza. Il tentativo, ad esempio, di riscrivere le regole del commercio e della finanza internazionale in alternativa al predominio occidentale in questo campo non è riuscito finora. I sistemi di pagamento alternativi che Cina e Russia hanno in mente devono ancora intaccare la supremazia del dollaro statunitense. E benché se ne stia parlando proprio in queste ore, non si è ancora materializzata nessuna valuta comune dei BRICS. Il dollaro è consolidato nel commercio globale e nei sistemi monetari internazionali perché è altamente liquido ed è percepito come una riserva di valore costante. Perché cambiare sistema? Si chiedono ancora molti di questi paesi. Proporre una migrazione del dollaro impone invece di poter fornire una valuta alternativa che soddisfi le esigenze di questi paesi coinvolti. E questo richiede di convincere un gran numero di paesi a firmare accordi complessi. E tuttavia, la Cina tentativi di questo genere li sta portando a termine. Lo ha fatto recentemente con uno di quei paesi che rappresentano il ventre molle di quello che un tempo era uno spazio di azione prettamente americano, il Medio Oriente. They have to reach consensus among the, let's put it 9.5, because Saudi Arabia, nobody knows where Saudi Arabia is. They are in and out and over the wall. Nessuno sa da che parte stia l'Arabia Saudita. È fuori, è dentro, è dappertutto. Commenta un po' infastidito Escobar sorridendo a Dugin e confermando quanto detto finora. Ci sono paesi che vogliono opportunità economiche, ma non allinearsi politicamente. L'Arabia Saudita è l'esempio perfetto di queste nuove potenze emergenti non allineate. Attore di primissimo piano negli equilibri del Medio Oriente, legato indissolubilmente agli Stati Uniti per la sua sicurezza nella regione e fondamentale per gli interessi securitari di Israele. Eppure, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha comunque aiutato la Russia a esportare petrolio, si è concordata con Mosca sulla produzione e il prezzo del petrolio e ora, proprio negli ultimi mesi, sta intrattenendo discussioni con la Cina, fortemente dipendente dal petrolio del Golfo, sulla possibilità di accettare la valuta cinese come metodo di pagamento delle proprie esportazioni petrolifere. E nel mentre ha già firmato, sempre con la Cina, uno dei cosiddetti swap agreements. Ovvero uno scambio fra le banche centrali dei due paesi delle rispettive valute locali dal valore di 50 miliardi di yuan cinesi e 26 miliardi di rial sauditi, per l'equivalente di circa 7 miliardi di dollari. La Cina di questi accordi in giro per il mondo ne ha circa già una quarantina. Ed è così che prova a insidiare l'egemonia del petrodollaro sugli scambi globali. In soldoni è la dedollarizzazione e, d'altro canto, l'internazionalizzazione del renminbi. Un altro tentativo di sovvertire l'ordine americano, di immaginare un mondo post o deglobalizzato e che nemmeno l'Arabia Saudita nasconde più. La puntata finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e se l'episodio vi è piaciuto magari votate il podcast su Spotify, su Apple o sulla piattaforma che preferite. Attivate la campanella e scrivetemi su Instagram i vostri feedback. Io vi do appuntamento la settimana prossima, sempre qui, dentro il grande gioco.
Grande Gioco è un podcast scritto da me, Greta Cristini. Cura editoriale Marco Maisano. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Montaggio Americo Fusco. Una produzione One Podcast.